Salve a tutti cari figlioli, ben ritrovati qui con me nel mio canale. Io come sempre sono Dave. Questa volta ci troviamo a giocare in Ark in una nuova mappa. O meglio, non è che ci giochiamo, bensì la guardiamo solamente. Sì, perché ci sono davvero tante belle mod che introducono nuove mappe. Qualcuna è davvero tanto bella e ho pensato di farla vedere anche a voi. Detta così suona male, ho pensato di condividere con voi questa esperienza. Allora, a cavallo del nostro Petrodonte, ci facciamo un bel giretto. Allora direi, prima di tutto inizio col apprezzare il buon frame rate che rimane sempre piuttosto alto. Non ho quasi mai constatato freeze a differenza di The Island, che invece ce ne sono praticamente sempre. Ci sono diversi biomi, c'è la Redwood come vedete adesso, c'è la giungla, c'è la prateria e c'è anche il deserto, quindi una sorta di Scorched Earth in miniatura. Come animali, bene o male, ho visto che c'è, ecco, con piccolo freeze, ho visto che c'è comunque gli stessi animali di Vanilla, non è stato introdotto nulla di nuovo. Questa è la Redwood e trovo che sia davvero tanto carina, anche perché ci sono molti alberi di dimensioni diverse, questo aiuta a farla sembrare un po' più realistica. E poi trovo che sia decisamente più aperta di quella della The Island e questo permette anche una maggiore illuminazione. Chi gioca in The Island nella Redwood si accorge che è decisamente buia e si fa fatica a vedere anche quando è mattina o prima della sera. Qui guardate che bella salita che c'è, quanti belli alberelli in stile natalizio. Ormai ci avviciniamo al Natale, siamo a ottobre e direi che va bene. Allora, la mappa è finita all'80%, quindi direi che come lavoro è stato in gran parte completato. Manca soprattutto la parte marina, quindi i fondali marini non sono finiti, ammazza che cucuzzolo qua sopra. Tutto il resto, bene o male, è già a un ottimo punto. Allora, qui abbiamo un gruppo di allosauri che sta facendo cose strane. Qui c'è un bellissimo cocuzzolo che ci permette... guardate che bella visuale. Qua sotto è tutto Redwood. Sì, quindi è bella grande la zona della Redwood, a quanto pare. Io ci ho fatto già un giro veloce, però ovviamente non è che mi ricordo tutti gli angolini, perché comunque è davvero bella grande. Ok, qui ci buttiamo giù a bomba. Ok, bellino, bellino. Che bello questo tronco. Da qua possiamo fare i salti della speranza. Allora, ci sono davvero molte cascate in questa mappa. Devo dire che non sono fatte benissimo a confronto di tutto il resto che è fatto davvero tanto molto bene. Ciao, castorini, come mi piacete. Guarda, vengo a fare il bagnetto con voi. Come va? Tutto bene? C'è un Paki, stai affogando? Sì, mi sa di sì, eh. Ah, è già morto, ok, se lo sono già pappati. Era molto bello questi tronchi, questo fogliame buttato così che dà veramente l'impressione di essere vero, una conca d'acqua vera che può portare tutti quei detriti. Bellino. Ok, da questa parte c'è ancora altra Redwood. Lì cos'è? Un laghetto? Oh sì, che bel laghetto, un lagone. Bello grande questo. Bellino, bellino. Le cascate, non lo so, giudicate voi. A me non mi sembrano fatte così bene, onestamente. Mi sembrano un po' troppo rigide nella forma. Oh, guardate che scorcio, bellissimo. Tanto bello, bello bello. Carino, carino, è molto ampio come zona. Gli alberi non sono molto fitti. Questo dà anche un senso di ampiezza, di libertà. È anche più facile magari costruirsi la base, per chi volesse costruirla qua. Quegli allosauri non mi sembrano molto amichevoli. Ok, qua sembra cambiare bioma, sì. Stiamo passando a una sorta di prateria, qualcosa del genere. Qui c'è un bel boschetto, c'è un bel prato. Gli alberi sono un po' più radi, qui chi ci sono? Ci sono i T-Rex qui. Oh, guardate che meraviglia come si apre qui, bellissimo. Ecco, oltre a essere molto bello, aiuta anche la mappa a essere più leggera, perché c'è meno vegetazione da caricare.
molto grande, qua si può veramente fare una base mastodontica, tutto bello pianeggiante, senza nessun ostacolo. Abbiamo un po' di bronto che stanno facendo anche loro cose strane, si stanno compenetrando. Davvero tanto grande, mannaggia. Guardate che storia. Col petrodonte qua stiamo viaggiando veramente molto veloce, è uppato al 170%, quindi molto veloce stiamo andando. Magari la velocità vi inganna sulla dimensione di questa zona. Una prateria davvero immensa, bella. Abbiamo anche già la mappa realizzata, quindi ci serve anche per capire dove ci troviamo. Ok, che sfiga, oggi c'è la nebbiolina, mannaccia. Oh, che carina sta zona, ma dai. Allora, qua c'è un bel pezzo di mare, devo dire, bello grande, e ci si arriva... Cos'è? Un'isola, immagino questa, sì. Sembra proprio essere un'isola. C'è davvero tanta acqua in questa mappa. Ok, saliamo in alto, così facciamo anche una panoramica migliore. Laggiù c'è il deserto. Di qua ci dovrebbe essere altra giungla? Credo proprio di sì. Ah, ma è congiunta da quella parte, sì. Mannaccia sta nebbiolina. Ok, qui abbiamo un bosco bello fitto. Oh, wow, guardate che belli questi alberi. Questi sono quelli rappresentati nell'anteprima della mod, belli. Sono dei ciliegi, se non sbaglio, che fanno le foglioline rosa. Ok, questa è decisamente carina questa zona. Guardate che bella l'alternarsi di terra, acqua, piccoli ammassi montuosi. Bello, davvero molto carino. Cavolo, quasi dispiace. Dovessi fare una base qui, mi dispiacerebbe quasi tagliare sti alberi. Molto bello, bello, bello. Oh, wow, ma è davvero tanto grande. Qua abbiamo una pietra che vola, mannaccia la peppa. Davvero figo, guardate quanto è bellino. Che figata. Qui più che fare la guerra ai dinosauri bisognerebbe trovare un compagno a questa sopravvissuta e qua farebbero tanti piccoli compagnini, tanti piccoli sopravvissutini. Bello, bello. Che figo. Si passa sotto, ci sono una specie di arco qua. Carino, dove si va? Una grotta. Oh, ma che bello. Wow. È bellissimo qua. Vediamo dove si sbuca. C'è un buchino. Bisogna fare attenzione a non cadere là sotto, direi. Oh, altri alberi viola, rosa, bellissimi. Lì c'è un albero che vola. Non va tanto bene. Cos'è? Una viverna? Già. Ok, questa è la zona della palude. È fatta bene anche la palude, direi, molto bella. Però io direi di ritornare dove eravamo prima e concludere la visuale in quella zona. Oh, ma che figa questa cosa, guardate che bello, qua si è tutto belli imboscati, ci si può costruire una base e starsene belli al sicuro qua. Come diventa buio, non ci vedo una mazza, aiuto. Wow, ma guardate che figate, ci sono i passaggi segreti. Bellino. Posso uscire di qua? No, credo proprio che rimaniamo tappati qui. Vediamo se in alto si può uscire. No, c'è solo un problema di illuminazione qua in alto. Bellina questa grotta, bella. Allora, ritorniamocene sopra, vediamo un po' le cascate. Oh, ecco qua. Noi eravamo passati, se non sbaglio, in questa zona qua sotto. Ecco, noi eravamo qua, se non sbaglio, stavamo passando qua sotto. Ok, proseguiamo. Bello anche qua. Qua sarebbe figo fare una base a pelo d'acqua. Bello. Ok, arriviamo alle cascate, che credo che sia la zona più caratteristica della mappa. Guardate che bellina. Molto grande. Vediamo se è profondo. No, direi di no.
Mi ricordo che ancora le parti marine non sono state completate, quindi rimane tutto vuoto sotto. Poi hanno fatto anche qua sopra una zona molto interessante dove ci sono... Chi è che si lancia? Stanno facendo i tuffi. Lei che fa? Si sta facendo la doccia, non la lascio in pace, non la disturbo. Qua sopra hanno fatto un'altra vasca, davvero tanto bello, guardate che carino. Le cascate che si buttano in questa vasca che poi generano altre cascate, bellino. Acqua chiara e azzurra e cristallina, molto bello. Guardate che panorama di qua, fighissimo. Wow. Bello, 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 davvero tanto bellino. Un bel lavoro di design. Credo che principalmente sia questa la parte più bella della mappa. Non è stato introdotto poi nulla di nuovo, nulla che può cambiare quello che, a cui siamo già abituati a vedere. Quindi ci sono i diversi biomi. C'è solamente questa zona qui che è particolare, che è con questi alberi rosa. Ok, poi qua dietro non c'è più nulla. Io direi andiamoci a vedere ancora. Dobbiamo vedere ancora la zona innevata e la zona desertica. Direi che è abbastanza grande come mappa. È già da un bel po' che stiamo chiacchierando. Allora, qua ci sono i giardini incantati. Guarda che bellezza. C'è la viverna. Ok, qui c'è un piccolo isolotto. Però non vedo vegetazione, lasciato proprio un po' così, forse devo ancora farlo, non lo so. Ah, c'ha tutti gli ornamenti marini, guardate che bellino. Ok, un po' spoglia come isolotto, vabbè. Oh, guardate che figo qua, abbiamo una bella spiaggetta per fare la nostra base, con questi alberi enormi, belli, molto bellini. Ok, qua ci troviamo nella zona desertica. Anche questa è una zona decisamente molto grande, con delle zone molto pianeggianti che invitano a costruire la propria base. Ok, qui ci sono i classici canyon, molto belli. Direi abbastanza ampio, quindi bello illuminato. Oh, qui abbiamo una zona bella pianeggiante, grandina. Direi che tutto sommato è davvero molto grande anche questa zona. Abbiamo anche il nostro bel boschetto qui, così ci possiamo fare gli alberi facilmente. Ci possiamo fare il legno facilmente, scusate. Qua si può costruire una mega base davvero molto grande. Abbiamo tutte le risorse che ci servono, le risorse primarie, il legno, la pietra. Abbiamo i bistecconi qua che forniscono tanta prime. Immagino quindi che ci siano anche i deathworm e i golem. Grande, grande, davvero tanto grande anche questa zona, bello. Qui un'altra immensa spiaggia, guardate quanto cavolo è grande, bello. Ci divide di nuovo un altro pezzo di mare, vediamo se c'è qualcosa. No, come vedete non c'è assolutamente nulla. Allora, aspettate che mi sono perso, qui è dove siamo passati prima, dove c'è quell'immensa prateria, davvero molto bella, e forse dritto davanti a noi troveremo la zona innevata. Oh wow, qua di nuovo un'altra enorme spiaggia. Guardate quanto è bello questo bosco, mi piace un sacco con tutta questa vegetazione qui, bellissimo. Oh, un'iguana, Megalania. Ok, finalmente ci troviamo vicino ai ghiacci. Vediamo un pochettino quanto è grande questa zona. Ci sono tante nuvole. Qui c'è una piccola spiaggetta. Ok. Lì di nuovo alberi rosa, che carini. Ok. Abbiamo un po' di pinguini su questi isolotti qua. Qui la luce ci acceca le corna. Bene. Anche qua davvero tanto grande. Guardate quanto spazio che c'è. Ci sono davvero delle zone molto pianeggianti che ti invitano veramente a costruire basi molto grandi. Oh, che figo. Oh, ma che figata. Bellissimo. Qui c'è di nuovo una zona senza neve. Quindi una via di mezzo, diciamo. Ciao, Ecus. Cavallucci.
Ok, qui di fatto incomincia la zona montagnosa, direi un terreno davvero molto difficile. Forse qua c'è un accesso, sì, questo è un accesso abbastanza facile, tutto il resto è davvero piccole montagnette, davvero difficili da attraversare, immagino. Un bosco davvero molto fitto, con poca neve sul terreno, come vedete. Ok, la neve sta aumentando, ora c'è più neve. Ciao tigrozza, non mi attacchi, che io sono solamente un visitatore e vado via. Ok, e qui siamo decisamente in mezzo alla neve. Saliamo su in alto, così ci facciamo una panoramica migliore. Beh, come vedete anche questa zona, tutto sommato, è abbastanza grande. Ci sono vari livelli su cui magari piazzarsi. Sì, ci sono davvero tante montagne. Ok, qua esiste una barriera invisibile. Molto bella l'idea, almeno non vediamo quella brutta barriera che solitamente ci propone Ark. Oltre questa zona non possiamo andare, a di qua sì però. Ok, guardate che bello, qua c'è un altro angolino molto protetto in mezzo alle montagne. Di qua c'è ancora qualcos'altro, oh ma che carino, bello anche questo angolino qui. Riuscire ad arrivarci e farci la base quando si è all'inizio, direi che si è abbastanza imboscati e protetti. Il problema però è arrivarci, credo, eh. Ok, qua siamo nella zona, una zona davvero molto alta. Come vedete qui gli alberi sono tutti davvero molto fitti. Si sale ancora. Altissimi, purissimi. E ok, credo proprio che sia la parte più alta della mappa questa. E ci si può arrivare. Ok, finisce qui. Sta arrivando la bufera di neve. Via. Bang. Questo bellissimo albero qua sul cucuzzolo non c'è più, come sono bastardo. Bene figlioli, io direi di finire qua il video. La mappa l'abbiamo vista molto velocemente. Come sapete, per apprezzare bene una mappa in Ark bisogna farsela a piedi o in groppa di un animale molto lento. Noi l'abbiamo per esigenze di tempo, l'abbiamo fatta molto velocemente con il Petrodonte. Gli angolini carini da scoprire immagino che ce ne siano davvero tanti tanti tanti. E io tutta bella orgogliosa col petto all'infuori così vi ringrazio di aver guardato il video. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale per tanti altri belli episodi di Ark e noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao a tutti!